A te, che stai per imbarcarti per un nuovo viaggio, Aeroporti di Roma ha deciso di fare un regalo, se vorrai fermarti ad ascoltare. Un breve racconto audio sull'anima della città che stai per visitare. È difficile condensare lo spirito di un luogo in pochi minuti, ma ci abbiamo provato. Buon ascolto e buona scoperta! Bilbao. L'anima di Bilbao è nella sua luce. Nella lingua dei baschi si dice Arja. Quando si scende sulla città, arrivando dal cielo, ti viene incontro piano piano un riflesso d'argento, come se fossero i petali di un fiore. Questa è l'impressione che fa dalle nuvole il Guggenheim, il museo che ha cambiato alla città il profilo e la vocazione. L'ha sottratta a un destino industriale e l'ha portata nel circuito del turismo. I baschi dicono che è come fiorito dai fumi delle fabbriche del XIX e XX secolo. Non a tutti pare una rosa o un tulipano. Di notte, anzi, i riflessi delle luci colorate lo fanno sembrare un vascello incagliato nella bassa marea, un vascello d'oro che a sua volta illumina tutto ciò che lo circonda, i parchi, le sponde del fiume. Una volta qui era tutto grigio. Lungo la strada che dall'aeroporto arriva fino al ponte La Salve, costruito nell'ansa dell'estuario del Nervión, dove ai marinai in arrivo appariva la Basilica de Nuestra Signora de Begonia. Arja e Arotasuna, luce e orgoglio. Questa è la voce di Itziar Itunio, la popolare ispettrice Raquel della serie La Casa di Carta, la poliziotta che si unisce alla banda con il nome di Lisbona. Itziar Itunio è basca, orgogliosamente basca. Gli storici hanno molti dubbi sull'origine di questo popolo fiero delle proprie radici, delle proprie tradizioni, della propria appartenenza. La certezza è che la lingua euskera è un idioma isolato, senza legami con nessun altro ceppo d'Europa. Lontanissimo dalle lingue latine, è l'elemento centrale dell'appartenenza, anche per chi vive oltre la frontiera, nella regione dei Pirenei francesi. Imparare un minimo di parole essenziali sarà interpretato con simpatia, come un segno di attenzione, di curiosità, di apertura e vicinanza a un popolo che durante la dittatura franchista ha visto mettere al bando la sua lingua e la sua libertà d'espressione. E dunque, non chiameremo tapas i piatti di funghi ripieni, le crocchette, le fette di pane con olive e peperoni. Le tapas sono a Madrid. A Bilbao si chiamano pinzos. Il nome viene dallo stuzzicadenti che regge e governa la portata. Ordineremo nella lingua dei baschi il marmitaco, il piatto che i pescatori si preparavano in alto mare, accompagnando il bonito con le patate e gli ortaggi in un pentolone di metallo. Oppure chiederemo una porzione di purrusalda, lo stufato locale di patate e porri. Obbligatorio, un bicchiere di vino rosso. Hanno anche girato dei film sui Paesi Baschi, prima Orson Welles e poi Gillo Pontecorvo. È stato un grosso successo editoriale il romanzo Patria di Fernando Aramburu, un viaggio negli anni di piombo del terrorismo. Due colonne della fierezza di Bilbao sono l'amore per la pelota e per la squadra di calcio, l'Athletic, che offre una maglia solo a chi è nato nella regione o qui ha qualche antenato. È una delle 5 squadre d'Europa a non essere mai retrocessa. La luce vera di Bilbao si coglie al belvedere di Arzanda, il balcone della città, dove è caratteristico salire in funicolare e dal quale si può scendere a piedi fino al centro, fino alle case in vetro, un festival di luminosità a cui d'autunno la pioggia aggiunge fascino. 30 km fuori dalla città si trova Guernica, la cittadina bombardata nel 1937 durante la guerra civile, il soggetto di uno dei quadri più famosi di Pablo Picasso. È là che resiste ancora un albero, simbolo della libertà di un popolo, una quercia, Gernicaco Arbola nella loro lingua, una luce che non si spegne mai.
La storia che hai appena ascoltato è stata realizzata da Aeroporti di Roma in collaborazione con Cora Media, con l'obiettivo di valorizzare i contenuti culturali e le esperienze di intrattenimento all'interno dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino.